Intanto ringrazio Katia, ringrazio Novamont per l'invito. Sono arrivato in ritardissimo perché il ministro mi ha spedito qui ieri, perché fino all'ultimo momento ha cercato in tutti i modi di essere qui presente. Potrei dire di essere, diciamo, il messaggio del ministro che ha mandato me invece di mandare un video. Allora, è chiaro che quello che vediamo oggi è un esempio d'eccellenza. E come tutti gli esempi d'eccellenza, il problema è, da una parte, riuscire a capire le particolarità del territorio e del sistema che hanno creato questa eccellenza. Dall'altra, cercare di rendere riproducibile questa eccellenza anche da altre parti. I tasselli ci sono tutti, ne parlava Claudio De Vincenti prima. Il nostro Paese sta lavorando sulla sua strategia per la bioeconomia, esattamente nella filiera di quelli che sono i lavori fatti già da Germania e Spagna, per essere anche noi tra i primi in Europa a avere una nostra strategia sulla bioeconomia. E in qualche modo anche quanto mostrato solo una settimana fa sui concetti di industria 4.0, in cui la forza dell'ambiente e delle tecnologie green arrivi in modo preponderante, fa sì che quello che oggi vediamo, cioè mettere insieme l'innovazione e una scommessa sulle tecnologie verdi, è un po' la direttrice su cui tutti ci stiamo muovendo. È chiaro che dall'altra parte è difficile non andare a discutere, diciamo, mi è scappato in prima fila prima, dei problemi del day by day, come ad esempio il pastazzo di cui si discuteva prima. È chiaro che bisogna riuscire a mettere in una stessa visione degli slanci emotivi di raggiungere i primi della classe e dall'altra cercare di recuperare quello che è sicuramente un gap che ha il nostro Paese, non tanto di non avere una visione green su quello che è il riuso, il riciclo e l'educazione a un certo tipo di cultura, ma sicuramente rimettere insieme una filiera di quello che è un quadro normativo unitario. Su questo, diciamo, il Ministero, i Ministeri competenti, penso al MIPAF, penso a noi e penso al MISE, stanno lavorando tantissimo per togliersi quelle che sono, diciamo, i ricordi di quello che è l'end of waste, di tutti i materiali possibili e immaginabili, e in qualche modo nei prossimi mesi vedremo che dopo i passaggi su Corte dei Conti e Consiglio di Stato molte cose finalmente vedranno la luce. È vero che questo campo non significa solo guardare al passato e in qualche modo cercare di mettere insieme un quadro normativo frammentario, e su questo ad esempio il pastazzo arriverà tra un mese e mezzo, due, perché è uscito dai ministeri competenti e sta facendo gli ultimi giri di boa all'interno del Consiglio di Stato, però tante cose verranno a fattor comune. Una cosa che mi sento, e discutiamo sempre anche con Chiara e col Ministro, che mi sento di sottolineare, è l'importanza non solo del quadro normativo, perché questo è sicuramente fondamentale per quello che riguarda le regole e i controlli, e su questo sicuramente l'opera che sta facendo il Ministero è importante, ma va vista nell'ottica della frammentarietà che abbiamo visto prima, perché è proprio su quella frammentarietà che molte volte si giocano alcune partite difficili da governare. Però bisogna anche guardare il bicchiere mezzo pieno. Quello che fa la strategia sulla bioeconomia, quello che fa il piano Industria 4.0 e quello che discuteva prima il sottosegretario De Vincenti sui cluster nazionali, significa investire in queste materie, investire in quello che è l'innovazione, in una chimica che identifichiamo col nome chimica verde, che in qualche modo diventa un asset fondamentale del Paese. E proprio su questo, secondo me, bisogna in qualche modo andare a vedere questa sottile linea tra un ambiente che, come abbiamo visto fino adesso, in qualche modo, come sono stato in qualche modo introdotto, perché comunque è stato sempre visto così, è sempre stato un ambiente che era un insieme di regole di solito fatte male, è visto come lo stopper dell'ultimo momento sullo sviluppo industriale, a un ambiente come in questo caso, che non è solo
la base per lo sviluppo, ma de facto è l'unico tipo di base per uno sviluppo sostenibile che in qualche modo mette insieme innovazione, posti di lavoro, rigenerazione urbana nel senso più ampio del termine, come la rigenerazione di questo contesto industriale, ma soprattutto ritorno della nostra rigenerazione umana, cioè ritorno dei nostri colleghi ricercatori che vengono dall'estero per tornare a reinvestire il loro cervello in Italia. Su questo penso che quello che vediamo oggi è un momento importante, che non è solo posti di lavoro, ma è posti di lavoro di alta specializzazione, di elevato livello. Io, diciamo, lascio il saluto del Ministro, che poi è stato già inviato tramite i comunicati stampa, andando da una parte a sottolineare l'impegno del Ministero sul mettere insieme le normative end of waste e in qualche modo mettere insieme quel sistema di regole che non salvi tutto domani, ma che in qualche modo sta iniziando un processo che permetta al mercato di partire. Ma dall'altra, il lavoro fatto con il Ministero dello Sviluppo Economico per far sì che quelle che sono le tecnologie verdi, come quella che vediamo oggi, diventino uno, se non il primo, degli assi fondamentali dello sviluppo del nostro Paese. Non vado oltre nel dettaglio, perché già soltanto solo il pastazzo potrei continuare, o il piano della bioeconomia potrei continuare per intere ore. È chiaro che sono problemi di oggi. La prossima riunione, con questo chiudo, del tavolo sulla bioeconomia, che ci vede protagonisti come tutti i ministeri, è il 4 ottobre alle ore 16, per cui sono tutti i temi di oggi su cui stiamo lavorando. Ringrazio ancora Katia e porto il saluto del Ministro.